Oggi parliamo delle materie prime e delle statistiche sull'occupazione, quindi gli ultimi due indicatori lagging di questa playlist, e ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire come sfruttare questi ultimi due indicatori nelle tue analisi. Detto questo, possiamo procedere. Le materie prime sono considerate uno degli indicatori lagging più affidabili e quindi più importanti, in quanto ci consentono di avere delle informazioni tendenzialmente prima degli altri indicatori lagging, e quindi possiamo sfruttarle per farci un'idea di quella che è la situazione economica. E in questo video citeremo diverse materie prime, ma la prima su cui mi voglio soffermare è l'oro. È l'oro perché si tratta di un bene rifugio, ed essendo un bene rifugio ci dice quando l'economia ha delle difficoltà, perché tendenzialmente l'oro sale quando si hanno delle difficoltà a livello economico, quindi per esempio si ha una crisi, e scende quando invece l'economia va bene. Questo perché? Perché gli investitori tendono a comprare oro quando non si fidano praticamente del resto dell'economia e quindi si rifugiano, infatti per questo si dice bene rifugio, proprio nell'oro. Infatti se guardiamo il grafico del 2008, il grafico dell'oro a partire dal 2008 andando in avanti, possiamo notare come proprio dal periodo in cui è fallita la Lehman Brothers è partito un trend long che è durato fino ad agosto 2011, e sicuramente la crisi economica ha aiutato molto l'oro a salire di quotazione. Oppure un altro esempio che possiamo fare per rendere l'idea di quanto l'oro possa essere importante da osservare e quante informazioni ci può quindi fornire è quello del guardare il grafico anche del 2020. Perché? Perché se guardiamo l'oro e quello che ha fatto nel 2020, possiamo vedere come proprio nei mesi della pandemia, nonostante un primo crollo iniziale nel momento in cui il Covid ha iniziato a diffondersi in Europa, ecco, ma a parte questo piccolo crollo iniziale, poi è partito un trend long che è durato diversi mesi, e quindi anche questo sicuramente è stato favorito dalla crisi economica causata dalla pandemia. Possiamo guardare anche altre materie prime come il petrolio, come il ferro, come il legno per esempio. Perché? Perché all'aumentare della domanda di questi beni, e quindi di conseguenza all'aumentare anche del loro valore, spesso corrisponde invece una situazione positiva a livello economico, perché mentre l'oro, essendo un bene rifugio, ha un suo calo, corrisponderebbe tendenzialmente un miglioramento dell'economia, invece per quanto riguarda queste ultime materie prime che ho detto, come per esempio il petrolio, ecco qui è il contrario. Perché? Perché tendenzialmente più petrolio si usa e più l'economia va bene, più ferro si usa e più l'economia va bene, e via di seguito. Perché? Perché per esempio se aumentano le costruzioni in un paese, per esempio, ecco che vorrà dire che l'economia va bene, perché ci sono progetti, c'è gente che investe per costruire, quindi vuol dire che ci sono i soldi in sostanza per costruire. E quindi se si costruisce, ovviamente per costruire servono determinate materie prime, tra cui per esempio appunto il ferro, il legno, e oppure per trasportare le cose può servire il petrolio, ed ecco che di conseguenza avremo un aumento del prezzo di queste materie prime. Al contrario invece un calo del valore di queste materie prime, quindi un calo del petrolio per esempio, potrebbe indicare invece una crisi economica, o comunque potrebbe indicare un peggioramento dell'economia. Quindi cosa dobbiamo fare noi nelle nostre analisi? Dobbiamo tenere d'occhio questi indicatori. Perché? Perché se questi indicatori, o meglio se il valore delle materie prime tende ad avere un andamento, potrebbe indicare una certa cosa, e al contrario se l'andamento dovesse essere l'inverso potrebbe indicare appunto l'inverso. E mi raccomando, non bisogna fare confusione. Perché? Perché per esempio se l'oro sale di prezzo vuol dire che probabilmente ci sono momenti di difficoltà, mentre invece se per esempio il petrolio sale di prezzo vorrà dire che invece le cose vanno bene. Quindi mi raccomando, nel senso, non vuol dire che se tutto sale va bene, certe cose se salgono invece indicano che qualcosa invece non va. Ora invece passiamo all'ultimo indicatore, che sono le statistiche sull'occupazione, quindi l'ultimo indicatore lagging che vedremo in questa playlist. Statistiche sull'occupazione che le guardiamo attraverso per esempio il tasso di disoccupazione, e parliamo di un indicatore molto importante perché ci dice anche lui l'andamento di fatto dell'economia, nel senso che possiamo guardarlo insieme a tutti gli altri indicatori lagging per farci un'idea di quello che succede a livello economico, quindi se l'economia va bene, se le aziende hanno delle buone speranze, se le aziende non hanno speranze positive,
Insomma, qual è la situazione? Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che in base all'andamento del tasso di disoccupazione o comunque al tasso di occupazione, noi possiamo farci un'idea piuttosto chiara di quello che è l'andamento dell'economia e di quello che è il sentimento provato dalle imprese, dalle aziende. E questo perché se le aziende smettono di avere speranza, o meglio, se le aziende non pensano di uscire in fretta da una situazione di crisi economica, ecco che sarà in quel momento che inizieranno a licenziare, a lasciare a casa le persone. Prima difficilmente lo faranno, quindi lo faranno quando inizieranno a perdere la fiducia, diciamo, in una ripresa. Mentre invece, al contrario, quando le imprese inizieranno di nuovo ad assumere, sarà solo quando avranno sufficienti garanzie che effettivamente l'economia rinizierà a funzionare. Infatti è molto difficile che le imprese ricomincino ad assumere prima che l'economia effettivamente non dia chiari segnali di ripresa. E il motivo è anche abbastanza semplice, nel senso che difficilmente le imprese si prenderanno il rischio di effettuare nuove assunzioni se pensano che l'economia non andrà bene. Perché? Perché rischieranno di avere poi troppi dipendenti, troppi lavoratori, quindi troppi costi. E quindi noi cosa possiamo fare? Possiamo guardare a questo indicatore per farci un'idea di quella che è la situazione economica di un certo paese. Per esempio, se noi volessimo investire su dei titoli di un certo paese, guardando il tasso di disoccupazione e l'andamento quindi della situazione circa gli indicatori sull'occupazione, ecco che noi potremmo avere un'idea di quella che è l'economia, nel senso di quella che è la situazione economica, e potremmo optare per esempio per lasciare perdere delle aziende che operano in paesi che rischiano una crisi economica o che sono dentro una crisi economica e che quindi insomma potrebbero avere dei problemi. Perché? Perché un'azienda in un paese che ha una crisi economica è ovvio che potrebbe venire anche molto penalizzata. Quindi in conclusione quello che voglio dirti è di guardare tutti gli indicatori che abbiamo visto in questa playlist per effettuare un investimento, nel senso che ti consiglio di verificare bene la situazione economica di un paese prima di investire in quel paese, prima di investire quindi in aziende di quel paese. Perché? Perché ti darà sicuramente un vantaggio rispetto al non farlo, perché non facendolo rischierai di trovarti poi magari brutte sorprese nel tempo. Con questo quindi è tutto, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti chiederei di lasciare un like se il video ti è piaciuto e quindi ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, ciao a tutti.